Oggi, 24 gennaio, ricorre la festa di San Francesco di Sales, proclamato nel 1923 da Papa Pio X patrono dei giornalisti. Ricorrenza che per il secondo anno l'arcivescovo Monsignor Sandro Salvucci ha fatto coincidere con un momento di confronto costruttivo con stampa e media locali all'interno di un 2024 in cui la diocesi è pronta a dare il suo contributo a Pesaro, capitale della cultura. E sicuramente durante quest'anno metteremo in atto dei progetti che porteranno a una maggiore valorizzazione per i visitatori dei mosaici del Duomo. Presto saranno svelati i progetti anche con la tempistica con cui tutto questo verrà realizzato. E insieme a questo abbiamo anche annunciato che il 31 dicembre del 2024, ultimo giorno dell'anno, di questo anno particolare, sarà un giorno in cui Pesaro ospiterà, stiamo attendendo la conferma ufficiale, ospiterà la Marcia della Pace a livello nazionale, un'esperienza che va avanti da molti anni, viene supportata, promossa dalla Conferenza Episcopale Italiana e da alcune tra le maggiori associazioni cattoliche italiane, Pax Christi, Azione Cattolica Italiana, Movimento dei Focolari, Caritas Italiana. E quest'anno è un anno anche particolare perché è l'80° anniversario del sfondamento della linea gotica e tanti fatti dolorosi di sangue hanno toccato il nostro territorio. Il tema della pace dunque è di grande attualità e la cultura, e vivere un anno dedicato alla cultura di una città, di un territorio, ecco, culminerà appunto con un evento come appunto la Marcia della Pace che si svolgerà nel pomeriggio del 31 dicembre 2024 attraverso proprio una vera e propria marcia che toccherà dei punti significativi della città e mi sembra che possa essere un degno coronamento di quest'anno.